Ciao di nuovo a tutti quanti, stessa tenuta, almeno 2 video al giorno li devo fare perché sennò non ce la faccio. Faccio il video di acquisti dicembre, penso prima parte, ho voglia di prendere altre due o tre cose. Questi sono prodotti che ho acquistato proprio a inizio mese e venerdì. Ho fatto un giro da Bottega Verde, infatti vedete, c'è il marzapane, bambino di marzapane, carinissimo. E ho sporcato la borsa con lo scetto. Inizio a farvi vedere i vari prodotti che ho acquistato. Non sono tanti. Ve li faccio vedere. Vi faccio vedere anche le varie promozioni che mi ha cacciato Bottega Verde. Sono rimasta male perché di solito Bottega Verde ti caricano di campioncini. Stavolta me ne ha dato uno. Capisco che quando spendo 4 euro non mi danno niente, ma se spendevo, che ne so, 18 euro mi davano almeno 7-8 campioncini. Però, vabbè, dai. Allora, tutte cose che la maggior parte mi servivano. Di una categoria ho fatto rifornimento. Allora, parto da questa categoria, correttori contorno occhi. Voglio cercare un correttore perfetto per il mio contorno occhi che è particolarmente nero. E allora sono andata a finire su questi due prodotti che vi ho fatto vedere nel tag All About Eye, che sono gli Essence Stay All Day Concealer. Pagati 2,99 euro, tutti e due nello stesso giorno li ho presi. Ho preso il 20, che è quello che sto usando adesso, il Soft Beige. E sto usando, e no, ho preso anche, scusatemi, il 10 Natural Beige, ma non l'ho neanche aperto. Questo è più rosato e questo è proprio più beige, marroncino. Lì si vede anche un po' la differenza dalla confezione. Questo è più rosato. L'inci, ahimè, provo a farvelo vedere, ma l'altro giorno ho combattuto per farvi vedere l'inci. Sono da 7 ml tutti e due i prodotti, hanno un PAO di 6 mesi. Questo non hanno un buon inci perché hanno il ciclopentasiloxane, mi sembra, al secondo posto, infatti. È tanto per provarli. Poi dopo, ho approfittato di uno sconto che c'era da acqua e sapone, non mi ricordo più il prezzo. Ho preso della Rimmel il Match Perfection Skin Tone Adaptive Concealer Anti-Cernes, quindi Anti-Son S'Adaptant au Teint. Vabbè, insomma, questo ho preso il 30, lo 030. Il Classic Beige è un 2 in 1 concealer e highlighter. Perfetto. Allora, l'inci non c'è. Non c'è l'inci. Ha un PAO di 24 mesi. Ops. PAO di 24 mesi e i millilitri 7 millilitri, c'è lo scotch qua, eccolo qua. Non lo apro perché allora sappiate che questo prodotto ha un pennellino, voi dovete schiacciare il prodotto e viene fuori dal pennellino, si dovrebbe anche vedere che è il pennellino. Prima voglio finire quelli di Essence, che sono quelli che hanno costato di meno. Questo lo dovrei aver dovuto pagare sui 7-8 euro, non mi ricordo di preciso. Ho preso d'acqua e sapone. Poi dopo, sono rimasta male perché non ho trovato un ombretto. Ho preso solo questo ombretto della Happy Holidays di Essence. Volevo anche quello verde. Questo è lo 02 Santa Baby, sì, va bene, da 2,5 grammi, 24 mesi di PAO. Che bene che si vede.
sono soddisfatta quando si vede bene. E il colore in questione, allora, innanzitutto il packaging mi era piaciuto tantissimo con tutte queste decorazioni. Ops, scusate, queste colorazioni natalizie. Non so perché il mio sia storto, però vabbè. Tanto comunque so già che io voglio ordinare da Macchiaia la Z Palette. Quindi tutti questi mono butterò via il packaging, questo di plastica, e li fillerò tutti con la calamita nella Z Palette. Allora. È un bronzo molto metallizzato, iridescente. Vediamo se. Se vedete. Molto chiaro comunque. Pagato 1,99 euro se non sbaglio. O 2,29 euro. Non c'è nel verde. E sono quindi alla disperata ricerca del verde. Quello rosa fucsia non mi gusta. Poi ho preso due palette di Shaka con l'intenzione di prendere anche la Sexy. Ho preso la Chic e la Nude con questa scritta olografica. Allora, tutte e due le palette hanno sette ombretti. Con un PAO da 18 mesi, 13 mesi e 13 grammi, scusate, di prodotto, con ombretti satinati perlati e opachi. Questa è la parte dell'inci. Della nude. E questa è la parte dell'inci e del prodotto della Chic. Penso siano uguali comunque. C'hanno di meticone, però insomma, vabbè. Per 14,95 euro mi sembra che costa. Allora, packaging molto un po' grosso, essenziale, un po' plasticone, però mi va bene. Apertura come piace a me, quindi. Che si apre del tutto, se la metto così sta, quindi posso truccarmi. Un bello specchio gigante, vedete come io mi registro. Ciao, mi vedete dallo specchio. E questi sono i colori della nude. Allora, parliamone. Cosa c'entra questo rosa? Secondo voi? Cioè, alla fine sono tutti marroni. Vedete anche il Kovalev. Allora, sono tutti marroni, non capisco perché ci hanno ficcato questo lillino qua in mezzo. Non so dove farvi gli swatches, perché ho ancora gli swatches della Puppa. Che tra parentesi, comunque anche il pennellino è buono della Puppa. Soprattutto questo per fare la riga di eyeliner. Mi è venuto in mente adesso che mi sono dimenticata. È scema, insomma. Allora, perché ho preso questa palette? Allora, secondo me. Ha ombretti che schivano particolarmente bene, una vasta scelta che vi può permettere di fare trucchi da giorno, trucchi un po' più particolari e degli smoky. E secondo me anche è comoda da portarsi in viaggio. Poi dopo mi aveva colpito particolarmente perché questa nude ha quasi tutti ombretti matte. Come vedete, allora, sotto sono quelli più scuri e qua sopra quelli chiari, pecco, tranne, qual è? Tranne questo che è quello di Essence. Tutto il resto mi ha colpito dal tester, scriveva particolarmente. Bisogna vedere se scrive anche nell'occhio. Allora, questa è una. Ditemi quale volete che inizi per prima a usare da gennaio. Se la nude e la chic, innanzitutto partiamo da queste tre. Poi dopo sicuramente prenderò anche la sexy. Però tra le due, visto che ce le ho già sotto mano e la Pupa Princess ve ne ho già parlato, ditemi quale preferite che io usi. Sono sfocata. Che
che io usi tra la nude e la sex e la chic, scusatemi. E questi invece sono i colori della chic. Come vedete qua, sì, ci sono i rosa, quindi secondo me quel colore della nude doveva andarsi a ficcare qua, secondo me. Poi dopo, alla fine, se li prendete tutti e due come ho fatto io. Allora, ha un argento che mi aveva colpito particolarmente. C'è proprio l'insieme di colori, questa mi era piaciuto. Cioè, aveva i rosa, l'argento, il grigio, degli champagne, un altro rosa. Mi sto sporcando tutta. Un viola. Eh sì, ho sbagliato. E un colore particolare che mi ha convinto, soprattutto quest'ultimo. Quest'ultimo colore qua mi ha colpito alla stragrande. Quindi dal colore, i colori che non si vedono sono i due più chiari, ovvero l'argento e questo rosa. Uno è satinato e uno è opaco. Alla fine sono quelli che non dovrebbero vedersi comunque, tutto sommato. Però se io vi ripasso questo, si vede adesso un po'. È solo il rosa che non si vede più di tanto. Devo prendermi le salviettine struccanti quando faccio gli swatches, devo ricordarmi. Un po' polverosette quelle con i glitter, se devo essere onesta, vedendo, facendo gli swatches. Poi, ultimi due prodotti, senza far danni, già. Allora, gli ultimi due prodotti sono prodotti, come vi avevo detto, di Bottega Verde. Scusatemi per il naso. Allora, siccome sto finendo disperatamente lo scrub di Yves Rocher, quello per il viso, magari lo metto di qua, non a contatto con la luce, ho preso lo scrub mask, l'albicocca. Questo è il Ninci, con 12 mesi di PAO e 50 ml di prodotto a 4 euro e rotti. Avevo una cartolina che c'aveva uno sconto formidabile e ne ho voluto approfittare, visto che ho sentito da parecchia gente qua su YouTube che si trovava bene. E siccome poi ho finito anche il contorno occhi, mettimi a fuoco, ho preso questo della Hyaluron Plus. L'ho usato stamattina per un'applicazione, non vi posso dire se mi ci trovo bene o male. E questo è l'Inci. Perfetto. E mi hanno dato un blocchetto che non c'è niente di interessante, tutte creme, terre, basi, ma creme mani, ma non lo userò, quindi questo va nel cestino. E mi hanno dato questo Idravita, sì. E c'è praticamente un misero campioncino idratante antirughe. E qua c'è la categoria, c'è tutti i prodotti, come è composto praticamente. Qua dietro c'è tutta la linea. Ok, e non vi ha detto questo quanto l'ho pagato. Mi sembra di averlo pagato sui 5,72 euro. Questo me lo ricordo di preciso, 5,72 euro. Questo 4 euro e rotti. Però non me lo ricordo di preciso. Allora, rimango quindi con i vostri commenti per sapere quale delle due palette di queste qua volete che provi per prima. Vi devo ancora fare il video degli acquisti di novembre, perché allora io ve l'avevo fatto, ma ero piena di raffreddore in una maniera impressionante. Scusatemi, ma devo. Ero piena di raffreddore, avevo tutto il naso che colava, ma proprio era una cosa oscena, cioè mi si vedeva proprio il naso. Lasciamo stare. Ho cancellato, però il problema è che molti di quei prodotti che vi avevo fatto vedere a fine novembre, ve l'avevo già fatto quel video. O li ho finiti a novembre, quindi li ho già cestinati praticamente. O alcuni prodotti li ho dati via, ve
perché alcuni erano uno era un regalo soprattutto, e altri li ho già finiti, quindi quelli finiti ve li posso far vedere, ma quelli che non ho sotto mano non ve li posso far vedere. Io ve lo farò lo stesso il video, però prendetelo con le pinze, cioè mi dispiace non averlo sotto mano, insomma, alcuni prodotti, però per il resto prendetela così, perché la maggior parte comunque dei prodotti li ho. È impossibile che abbia finito un mascara in 3 settimane. Insomma, quindi mi ci vuole anche a me del tempo per terminare determinati prodotti. Quindi, allora, questi prodotti intanto li metto via perché, tranne il correttore e la crema occhi che ormai ho già iniziato perché mi servivano. Tutto il resto sono prodotti che posso aspettare per iniziare ad usarli, quindi tutto qua. Quindi questi due sicuramente li vedete nel prossimo mese perché li sto già usando. Questo vi dico da 2 settimane sicuramente. Però il video dei promossi bocciati di dicembre ci saranno altri prodotti, insomma, sto un po' valutando quali inserirvi e quali no per non farvi un video stra iper mega lungo. Tutto qua, allora fatemi sapere che cosa avete preso voi in questo periodo. Vi ribadisco, non saranno gli ultimi acquisti, penso che domani ne farò altri. Non ho fatto il pacciugo pedia oggi, ieri ce l'avevo ma oggi no, perché comunque con la palette di Pupa mi sento al sicuro, so che il trucco non mi cola, non ho da star là dietro a pensare, ecco, trucco che devo stare ogni 2-3 ore a ritoccare. Quando sono truccata, basta, sono a posto. Lo farò domani, lunedì 30 dicembre, pacciugopedia, così. E per pacciugopedia, allora, per la prossima settimana ci sarà l'ultimo trucco praticamente, quindi domenica. Ormai si parla di gennaio. Però io ho saltato i primi due trucchi da fare. Non li farò per il semplice fatto che non mi piacciono i colori. Uno, il primo era marrone con una riga viola sotto. E invece il secondo c'aveva tipo un color senape sulla palpebra mobile che io o ce ne ho uno o proprio non ce l'ho neanche come ombretto e neanche mi interessa andarlo a comprare perché è proprio un colore che non mi piace assolutamente. Mi dà l'effetto smorto secondo me sui miei occhi. Ci vediamo quindi al prossimo video, ci sentiamo.